vi do il benvenuto nel sottile mondo giapponese, bello tutto pieno con questi fiori di ciliegio, no? Le sakura che ci piacciono così tanto. Lo so che sono gli emblemi principali, ma ancora più blasonato è il mazzo che vi sto per far vedere, eccolo qui, lo so bene, la ultimate di questo sta tantissimo, ovviamente ce l'abbiamo, ovviamente abbiamo il mazzo, ovviamente abbiamo questa super build molto molto carina, molto molto over, che oggi vi facciamo vedere. Chiaramente, come sempre, è una build per persone che esigono, per persone che vogliono giocare per vincere, e sono infatti queste quelle a cui noi ci rivolgiamo. Io sono AntoShow, iscriviti, clicca sulla campanellina e ti do il benvenuto sul canale di Yu-Gi-Oh! Del destino definitivo, che ti insegna ad essere il più bravo, il più forte, il più figo della fumetteria. Ecco, come si vede abbiamo, a me piace molto il ninja perché è un mazzo molto molto archetipico e ci sono tante carte, ma soprattutto abbiamo una combo che, se sai padroneggiare, per quanto complessa che sia, beh, ti fa fare il panico. Effetto, andiamo ad aggiungere quindi effetto ancora della nostra amichetta Mitsu, che entra specialmente controllando un guerriero, quindi ecco immediatamente merita nel ninja da battaglia, ora totalmente fusione, ma soprattutto dall'extra deck utilizzando come tributo le carte che abbiamo utilizzato. Bene, i mostri di ninja possono attaccare direttamente, un mostro coperto in difesa non può essere scelto come bersaglio di attacco contro la bersaglio di una carta a terra, contro la bersaglio di un mostro ninja dal deck scoperto in posizione di difesa, tanta roba, no? Quindi end phase con due belle negate, può sembrare poco ragazzi, ma vi assicuro che è molto molto figo. Ok, ovviamente la bersaglio ci utilizza engage, grandissimo mazzo sky striker, molto forte, infatti come vi dico sempre, noi siamo contro i mazzi meta, siamo contro i mazzi più forti, perché chiaramente non andiamo mai a prendere per il culo nessuno, andiamo a far vedere anzi i mazzi più fighi contro di noi. La persona che utilizza onde di interferenza per andare a distruggere, ok, utilizza un effetto, quindi effetto nostro, andiamo ad evocare il nostro Baku Ninja Bestia, mamma mia che bello questo cagnolone, stupendissimo. E allora con l'effetto andiamo a rimettere nella mano, eccola qui Mitsu, la persona non va a mettere coperto per andare a utilizzare area zero, va a prendere Rose, benissimo, e allora noi utilizziamo immediatamente, guardate quanto è forte, arte ringisù della duplicazione. Abbiamo fatto come tributo un mostro ninja, quando specialmente un numero qualsiasi di mostri ninja, un numero qualsiasi, qualsiasi di mostri ninja dal deck, ovviamente la cui somma di attacco e difesa di livello, scusate, sia però inferiore al livello del nostro fatto come tributo. Ovviamente, tolta questa carta, andiamo a distruggere. La cosa bellissima è che possiamo anche evocare in posizione di difesa, tanta roba, no? Tutto questo ci serve per andare a prendere Tobari, ninja del cielo, questo è uscito dalle carte, dai pack da torneo TS, molto molto bella, super, ci permette di evocare, ecco. Yaguramaru, il ninja armatura, e qui si parte ragazzi, cominciate ad attivare i motori, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina, sotto in descrizione tutti i link per andare a prendere questo mazzo se lo volete. Noi abbiamo, oddio, non so se possiamo fornirvi questo mazzo, però abbiamo un servizio con cui possiamo fornirvi i nostri mazzi da torneo assieme ad un gruppo Telegram in cui hai il tuo personal trainer dedicato che ti aiuta in tutto e per tutto quello che ti serve. Maggiori informazioni sotto in descrizione ai link. Insomma, questa carta è stupenda perché ci permette di bannare un'altra carta ninja e di distruggere una, e di bannare, scusate, una carta sul terreno. Quindi mettiamo, non solo mettiamo coperto, andiamo a bannare area zero, la persona mette coperto. Vedete, è un mazzo molto molto interessante, perché oltre ad avere tutte quelle bellissime estensioni che sono, se vogliamo, anche molto simpatiche, soprattutto perché restartano il mazzo alla grande in caso di guai, abbiamo un lavoro nel turno dell'avversario molto complesso, molto intricante, le strategie e le sue tattiche. La persona oggi mette forse un po' troppo disperatamente tomba dell'organismo super antico, carta molto forte, insomma, da questo crosship, ok, quindi effetto di crosship nel momento in cui abbiamo evocato, va ad evocare in difesa un altro nostro mostriciattolino. Imparate a mettere in difesa i mostri ragazzi, perché conoscendo il nome si possono mettere in difesa, ovviamente utilizzarli per materiali da per un voltaggio da fusione, e i nostri sono tutti mostri fusione. Quindi un altro Yaguramaru, andiamo a bannare, quindi effetto, ci permette di specialare crosship perché sotto punto pecora sta evocando un mostro fusione. Guardate veramente quante involuzioni, quante acrobazie, forse a volte anche abbastanza bindariche di questo mazzo. Tanto bene, rientra nella mano il nostro startino e rientriamo con Maid del ninja da battaglia. A questo punto, che dire, attaccare direttamente, attaccare direttamente, attaccare direttamente, e beh, tanta roba, altra negazione bella. Io direi che questo è un bel affresco ragazzi, godetevi questa scena, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina sotto in descrizione se vuoi ricominciare o cominciare la tua carriera di Yu-Gi-Oh! Con gli over, con questa qualità hai tutto quello che ti serve. Effetto, andiamo a distruggere, gli evochiamo Tobaru. E beh, la persona utilizza in permanenza infinita, ma Endface non può far nulla. Vedete ragazzi, quando io dico che le risorse sono importanti, soprattutto è importante avere un mazzo che fabbrica molto sul terreno e che va a vincere per superiorità numerica, perché poi accade questo, cioè che vinciamo, come sempre.